Dal Museo Archeologico Nazionale, lo sguardo seducente sul porto, fondazione siracusana, forse IV secolo, il maestoso arco di Traiano. Ancora il porto, la più grande azienda delle Marche, pur tra crisi e orride reti. Entriamo a Palazzo Ferretti, la storia gloriosa dal disegno del XVIII secolo sul dipinto del 1510 di Andrea Lilli, il pittore della Biblioteca Vaticana. È un'Ancona che aveva ancora tutta la sua cinta murata, aveva le mura a ridosso del mare, quindi vediamo un bacino portuale completamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati noi oggi e che ci restituisce comunque un'immagine della città, forse ancora poi di un sapore, un pizzico medievale. Più indietro, Acquaforte, 1631, l'infanta di Spagna, prossima regina d'Ungheria, che per là dirigersi scelse il mare per evitare la penisola della peste e si fermò ad Ancona, salutata trionfalmente quando ripartì. Perché? Era ospitata a Palazzo Trionfi, gli spagnoli avevano un gran freddo e allora pensarono di accendere un bel fuoco, però il fuoco fece incendiare il palazzo e così poi si spostarono a Palazzo Bonarelli e finalmente partirono. Ancora più indietro, dal calco della colonna Traianea, la prima foto del porto dorico, fino alle ceramiche, alle anfore per alimenti, ai gusci di ostriche e conchiglie che i marinai d'Oriente, Gallia e Spagna consumavano sulle banchine. Tra gli oggetti più antichi abbiamo le lucerne di età ancora repubblicana, qualche balsamario ugualmente dello stesso periodo e poi una serie di manufatti anche iscritti molto interessanti vengono dal porto, sono dei cocci sui quali venivano presi degli appunti. Era un porto bellissimo, aperto sicuramente, però anche molto ben protetto, perché naturalmente siamo anche in un porto militare, non solo in un porto mercantile. Ci va mai lei a passeggiare nel porto? Eh sì, sempre, è una delle passeggiate più belle della città, con dei tramonti spettacolari.